Salve a tutti, bentornati nel mio canale, vi ringrazio sempre per l'attenzione e vi ricordo che sono a vostra disposizione. Qualsiasi argomento vogliate affrontare insieme a me, basta che me lo scrivete nei commenti e cercheremo insieme di produrre un video che possa dare qualche informazione aggiuntiva o migliorativa rispetto a quello che già sappiamo. Sono anche chiaramente aperto e disposto ai vostri consigli informativi, culturali. Io sono dell'idea che lavorando insieme si può costruire sempre qualcosa di buono. Oggi parliamo di una molecola antica, il Proviron. Il Proviron nasce come farmaco, penso negli anni 40, addirittura nel 1934 la sua prima sintesi, per sostituire il testosterone. Cioè inizialmente era una molecola che veniva proposta come terapia per quell'uomo che produce meno testosterone, quindi un sostituto del testosterone. Tant'è che poi fu chiaramente immesso nel mercato e come sappiamo, dagli anni 60, dal boom anche dell'attività nelle palestre, si cercò in tutti i modi di avere sostanze ormonali che favorissero un pochettino l'aumento della massa e della forza. Il Proviron non aumenta la forza, anzi, e io sono andrologo e nel mio lavoro lo utilizzo ogni qualvolta bisogna aumentare l'euforia, la spinta, il desiderio, la libido che talvolta viene a calare nell'uomo, perché il Proviron ha delle azioni che vedremo successivamente. Nelle palestre ha avuto un impiego relativo, la sua capacità anabolica è inesistente. Noi in queste sostanze simili testosterone dobbiamo vedere due azioni, androgenica e anabolica. Ci sono dei recettori. Androgenica è quella che agisce proprio sulle caratteristiche di androgenizzazione, desiderio, libido, forza, euforia, quindi tutto un aspetto di tipo motivazionale. Anabolico invece è proprio l'aspetto di crescita muscolare. Ecco, il Proviron non ha possibilità, la sua formula lo fa assomigliare al DHT, che è un derivato naturale del testosterone, ma a livello muscolare il mesterolone, così è il suo nome chimico, viene inattivato, per cui non c'è possibilità di stimolare i recettori muscolari, quindi non è una sostanza anabolica. E allora per quale motivo dovrebbero usare gli atleti che utilizzano sostanze simili testosteroniche nella loro preparazione? Due effetti importanti che poi si ripercuotono anche sull'attività clinica. Essenzialmente l'effetto più importante per me è quello che va a liberare il testosterone libero. Noi abbiamo un testosterone totale e la maggior parte, si parla del 98%, è però legata a delle proteine. SHBG, albumina, proteine che tengono prigioniero il testosterone libero, come se avessimo un esercito di soldati ma tutti incarcerati. Allora cosa fa il mesterolone? Apre le gabbie delle carceri di questi soldati, per cui il nostro plotone è di nuovo disponibile, libera il testosterone libero. Importantissimo perché appunto rende più biodisponibile il nostro testosterone e chiaramente in persone che stanno facendo anche un percorso anabolico a livello sportivo, chiaramente la biodisponibilità del testosterone libero è sicuramente importante. Altro fatto, sembra avere un'attività di tipo antiestrogenico, di tipo antiestrogenico per un controllo dell'asse ed essenzialmente questo è importante perché anche come sappiamo l'aromatizzazione del testosterone in estrogeni nello sportivo e talvolta anche nell'uomo che si rivolge all'andrologo per un calo del desiderio, un problema della sfera sessuale è importante. Quindi anche questa interferenza sulla formazione degli estrogeni, questo blocco dell'aromatizzazione è importante. E due aspetti, quindi liberazione di testosterone libero e riduzione della produzione di estrogeni, quindi un'attività di tipo, non dico anabolico ma androgenico, è un'attività antiestrogenica. Ho accennato all'asse perché effettivamente non ha un'azione inibitoria. Tutte le molecole simili al testosterone inibiscono un po' la produzione del nostro testosterone. Lui però fortunatamente ha un'azione blanda, minima, per cui non va a alterare l'asse, ipotalamo, ipofisi, testicolo. Non penso ci sia molto altro da dire a livello clinico, nello sport è utilizzato, nel culturista per quella forma di asciugatura, può dare un po' di rocciosità,
asciuga, così si dice, no? Elimina l'acqua dai tessuti, per cui rende l'atleta che sta preparando una competizione di bodybuilding più roccioso, granitico, e quindi dà una piccola percentuale a livello estetico, cosmetico, null'altro, però può avere questa sua importanza per questi due aspetti che ho detto. Ricordiamoci, liberazione del testosterone libero e un'azione antiestrogenica. Nella clinica, nel mio lavoro, si utilizza perché può dare una spinta importante nell'aumentare la libido e il desiderio, proprio perché la sua azione è simile al DHT, di molecola di cui ho fatto un video, agisce a livello centrale, psicotropo, aumentando proprio questi aspetti, desiderio, euforia, motivazione e libido. Talvolta abbia un calo nell'uomo del testosterone, del DHT, del testosterone libero, teniamone conto, il proinon potrebbe essere una importante arma. Ricordo sempre che i farmaci e tutte queste sostanze non devono essere utilizzate a fini sportivi, cerchiamo di risolvere con le nostre forze, di ottenere risultati in maniera spontanea. Esistono però, quindi dobbiamo in ogni caso conoscerli e nello stesso tempo possono trovare un'applicazione anche in un percorso clinico o in un percorso anti-age nell'uomo che tende con gli anni a produrre sempre meno sostanze ormonali che, come sappiamo, sono indispensabili per un mantenimento di una propria serenità della sfera sessuale e di un trofismo osteo-muscolare e neurologico. Con questo vi saluto, vi ringrazio, rimango sempre a disposizione per le domande e vi auguro a tutti una buona giornata. Grazie di nuovo.